Direttore, questo viaggio fotografico dedicato a Falcone e Borsellino è un modo per ricordare, ma soprattutto per diffondere un pensiero attraverso i giovani. Diciamo che è un omaggio a due eroi del nostro tempo che l'ANSA ha voluto fare perché c'è bisogno di ricordare persone come Giovanni Falcone e Borsellino. E credo che sia utile, utile per ricordare, utile per educare e per far capire alle giovani generazioni cosa significa realmente il vero impegno contro la criminalità organizzata e contro la mafia in particolare. A chi ha affidato il lavoro di queste immagini e da chi sono state curate? È l'ANSA. L'ANSA, l'immenso archivio fotografico dell'ANSA, che è un patrimonio enorme che consente di realizzare cose, lavori di questo tipo così importanti. Sono due eroi importantissimi, i nostri studenti ovviamente non li hanno mai visti in azione perché sono giovanissimi, però per loro sono degli eroi, sono dei simboli, quindi noi siamo orgogliosi di poter ospitare nelle nostre scuole le immagini di questi due eroi del nostro Stato, anche perché poi sono immagini che non rappresentano solo la loro vita operativa, ma anche scene familiari, per cui questo li avvicina ancora di più ai ragazzi. I ragazzi, vedendo queste immagini, li sentono ancora più vicini a loro, si sentono ancora più vicini e vedono che non sono solamente dei miti, ma sono delle persone che sono esistite realmente, e quindi questo è ancora più importante per la cultura della legalità. Sì, è questa giornata organizzata dall'ANSA, che ripete una mostra che è passata in molte grandi città italiane, serve a rinnovare ancora una volta, peraltro in una scuola e quindi in un luogo dove si coltivano le giovani generazioni, il ricordo di due persone che sono ormai sostanzialmente due eroi della nostra storia, della storia dell'Italia, che sono due persone che portano avanti hanno portato avanti un bagaglio di valori che bisogna sempre più diciamo diffondere, in modo da una parte mantenere la memoria di queste persone e dall'altra farli nostri, questi valori, in modo da poterli diffondere, cioè come un seme che loro hanno gettato e che noi abbiamo il dovere di coltivare e raccoglierne i frutti per diffonderli ad altri. E solo così si può salvare la nostra società, che in questo momento è parecchio imbarbarita per tanti aspetti, dalla presenza della criminalità organizzata devastante, ma anche dall'assenza di alcuni valori che per tanto tempo hanno guidato le nostre vite. Ora è come se ci fosse una sorta di regressione e tutto diventa scontro, tutto diventa violenza. Queste due figure sono morte violentemente, però catarticamente ci danno un messaggio di pace.